Ciao a tutti amici juventini, sportivi ma soprattutto juventini. Questa è Tarta YouTube TV e io sono Aldi Stein e sono un po' giù, giustamente, perché della verità pure voi ci avevate creduto, dai. Io ci avevo creduto. Perché quest'anno stavamo messi bene. Porca miseria, dopo la partita che hai affrontato col Barcellona in quella maniera, col Barcellona 3 pera al Barcellona hai dato. La stessa partita che fa con Real Madrid? No, 4 gol da Real Madrid. Come si fa? L'altra volta in semifinale con Real Madrid, sconfiggi Real Madrid, te li metti sotto i piedi per perdere in fine col Barcellona. Stavolta è il contrario. Ma no, no. Non ma i singoli, che dire? Dybala. Dybala proprio non c'era in campo. Che poi un po' tutti, cioè, il primo tempo è iniziato bene, belli aggressivi. Purtroppo lo trovano il gol sul primo errore che facciamo noi, prendiamo una palla, poi riesce a segnare, che poi nessuno lo marca. Non capisco perché Ronaldo sta passando qui e loro qui distanti che lo accompagnano, come anche nel secondo gol di Ronaldo. Stessa cosa, lui in mezzo e loro che lo quasi guardano, Chiellini e Bonucci. Quando si va bene. Dybala non ha fatto niente, proprio invisibile in campo. Higuaín, ogni palla che ha preso, mamma mia, ogni palla che ha preso Higuaín l'ha persa, tutte. Mandzukic ci ha fatto quel gol spettacolare, per carità, è un capolavoro, non ti fa vincere niente. E fin là stavamo giocando bene, poi nel secondo tempo, bababom. In campo non siamo scesi proprio, cadaveri. Ha cominciato a fare casini pure l'arbitro, per carità, perché non mi puoi espellere Cuadrado. Secondo cartellino, il cartellino era, per aver fatto così. Così aveva fatto. Quello si butta a terra e fa la tragedia napoletana. Stasera vedete, no, stasera, domani sera vedete che c'è una notizia. Premo Mario Merola, sarà suo, sono sicuro. Come si fa questo? Mamma mia, 4-1. Potevo capire per 2-1, 1-0, ma 4-1, ma no. Non è il risultato della finale, la finale di Champions poi 4-1. Sicuramente non lo è. E vabbè, che vi devo dire da soli? Guarda, il pipì è sparito. Blackout per la BBC, pure la difesa è andata in blackout di sera, come vi ho già detto. Boh, tocca aspettare l'anno prossimo. Altra sofferenza. Speriamo di arrivarci di nuovo. Mercato Juve, Keita, Paredes e De Sciglio. Andiamo a capo. Poi ho sentito parlare di Iniesta, dopo sta perla di mercato. Avevano detto se perdiamo facciamo un'offerta per Iniesta. Gliel'ho rifatto anche vincendo, però vedremo. Adesso vuole una squadra ancora più forte. Anche se la squadra era già abbastanza forte così. Non entrare abbastanza cattiva in campo. Mi dispiace molto per Buffon, Gigi. Una vittoria stasera poteva permettergli veramente di andare a vincere il pallone duro. Ora ho dato un'altra volta a quello il pallone duro. Madonna mia, Madonna, buffo. Quando mi siete. Sui maroni mi sta, Madonna, non posso dire. Ma hai visto che buffone ieri? Ogni volta che arriva a terra. Mi sto morendo! Buffone. Andiamo a bello. Ma che c'è una cosa che sapete qual è la cosa più brutta? Che mi devo subire gli sfotti degli interessi dei milanisti che si permettono il lusso di parlare perché solo quello è rimasto a lungo. Poverini, non avendo niente di cui gioire, devono gioire delle sconfitte altrui. Che possono fare?
Anche dei napoletani, ma dei napoletani ancora l'accetto, ci può stare. Perché hanno fatto un campionato degno. Hanno perso dei punti importanti per la strada, solo per quello non sono arrivati più sopra, però. Anche se continuano a dire. Stavo dicendo. Vabbè, vedremo l'anno prossimo. Poi c'è la Supercoppa. Un po' prima stanno i tornei amichevoli. Ah, stavo dicendo, mi sono ricordato, mi era sfuggito il pensiero. I napoletani. Ho sentito dire, forse l'ho detto anche nel video precedente, ho sentito dire i napoletani che abbiamo fatto il biscotto con la Roma. Come si fa? Come si fa? Cioè, ieri abbiamo fatto il biscotto con il Real Madrid per favorire, ma cacchio, si chiama lui. Mourinho. Ma dai. Ah, comunque ha preso Schick, eh. Credo che sia ufficiale Schick. Oh, Inter Spalletti, contratto biennale 4 milioni. Ma vedi, ce la fa Spalletti. Un altro, non ha mai vinto niente. Vabbè. Che cavolo. Ragazzi, che vi devo dire? Sempre forza Juve fino alla fine. Non dico grazie ragazzi perché non mi sono piaciuti per niente ieri. Quindi dire grazie ragazzi è una presa per i fondelli. Come ho fatto notare alcuni su Facebook. Quindi non dico grazie ragazzi. Ma dico forza Juve fino alla fine. Ci rivediamo al prossimo campionato. Vediamo le amichevoli estive anche come vanno. Vediamo Gigi di qualche altra soddisfazione. Non so se gli vanno un altro anno. O magari c'è un altro scudetto. Io. Lo so che è difficile, però era impossibile anche se scudetti consecutivi. Però io è il mio primo sogno vedere 10 scudetti consecutivi, almeno quelli. E 10 Coppa Italia, perché okay, almeno una Coppa Campione per tutte queste cose. Una Coppa Campione almeno. E vabbè ragazzi, e vi devo dire. Sempre solo forza Juve. Ricordatevi che Juventini si nasce. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate della partita di ieri voi, se avete visto anche voi come abbiamo giocato, secondo voi, se siete d'accordo con me. Iscriviti al canale, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, maledetto. Maledetto, dimmi ragazzi, maledetto. Iscriviti al canale se non l'hai fatto. Vengo alla casa tua, passate le gambe a casa tua, Staccita, eh. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale, molti devi iscrivere, bravo. È iscritto? Bravo. Condividete, condividete, condividete. Cliccate sulla campanella per tenervi aggiornati sui video. E mi raccomando, vale sempre la regola iscritto ricambia. Scrivete qua sotto, iscritto, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. Scrivete qua sotto iscritto e mi iscrivo al vostro canale. Grazie. Cerchiamo di far crescere questo canale. Cresciamo tutti insieme. E più cresco io, più cresciamo tutti. Più riesco a fare pecunia, ve lo dico proprio. Con la pecunia posso fare video sempre migliori. Quindi cresciamo insieme, ragazzi. Detto questo, ancora di nuovo. Di nuovo forza Juve. Ricordatevi che Juventini si nasce. Io modestamente. Lo nacque.